Mister, ti aspettavi di arrivare qui al Mazzella e vista la differenza oggettivamente tra le due squadre di disputare questa partita e quasi di, insomma, di trovare il pareggio lì sull'1-0? Allora, partiamo dal fatto che venire qui al Mazzella per me rappresenta sempre un motivo di gioia, perché nel nostro passato c'è un'esperienza vissuta bellissima qua ad Ischia, quindi per me è sempre un'emozione nuova. Per quanto riguarda il campo, i ragazzi hanno fatto il possibile, diciamoci la verità, l'avevamo preparata così, perché ovviamente provare a giocarla a viso aperto con una squadra di questo spessore sarebbe stato non dico un suicidio, ma avremmo potuto veramente fare molto molto peggio. Invece siamo stati in partita, abbiamo rischiato di fare gol, qualche ripartenza magari gestita meglio, senza fretta, ci avrebbe potuto diciamo così, portare alla rete, però oggi la differenza tra le due squadre è enorme. Il direttore ha parlato di un'Ischia favorita lì in classifica, anche per questo legame un po' speri di vedere l'Ischia in Serie D? È ovvio, non voglio nemicarmi nessuno, però se ci dovesse essere una squadra che poi alla fine la potrebbe spuntare, io mi fa piacere se fosse poi l'Ischia dei miei amici, di Enrico e di tutti quanti voi, voglio dire. Diciamo che siamo passati da un eccesso all'altro, da avere tante certezze ad averne poi poche. Poi siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di ragazzi che dà l'anima in ogni partita. Poi è ovvio che ogni partita è una storia a sé. Questa è già passata, quindi testa alla prossima, cercando di cominciare a muovere la classifica per arrivare poi il più presto possibile all'obiettivo che ci siamo prefissi. Hai una squadra, malgrado la giovane età, composta da giocatori che comunque tecnicamente molto dotati, anche di grande personalità. Non a caso, secondo tempo, avete creato 4 nitide palle. I ragazzi, abbiamo, non mi va di parlare del singolo calciatore, però è sempre il gruppo che poi alla fine eleva il singolo. Noi squadra abbiamo diversi giovani interessanti che possono fare bene. Sono, diciamo così, fiducioso per il prosieguo. Speriamo, come vi dicevo prima, di cominciare già da domenica a racimolare qualche punticino sulle altre. Come mai tanti grandi? È perché i ragazzi, se dovessi dirvi la verità, i ragazzi erano molto dietro, chi non giocava da qualche mese. Diciamo che in questo momento le difficoltà più grandi sono queste.